Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Rickman e oggi vedremo come installare Manjaro Linux. Quindi vedremo la fase per inizializzare l'installazione e poi l'installazione in sé. Per installarlo, chiaramente in primis ci serve la chiavetta USB avviabile di Manjaro, quindi scarichiamo l'ISO dal sito di Manjaro che trovate in descrizione. E poi, seguendo una delle guide che trovate qui sopra nelle schede, che ho fatto diverse guide con Windows e due con Linux, quindi insomma, qualsiasi sistema abbiate, non avete problemi. Peraltro ne ho fatta anche una con DD, quindi DD funziona su Mac, funziona dappertutto, quindi proprio non avete nessun tipo di problema. Dopodiché, dopo aver creato la chiavetta, dobbiamo impostare il BIOS in modo che avvii la chiavetta. Qui sopra nelle mi sembra che le schede abbiano un limite di video. Ora, io non so se riuscirò a mettere nelle schede i video su come impostare il BIOS in questo modo. Al massimo sapete che se non li trovate qui, li trovate in descrizione. E quindi, ok. Comunque ho fatto due video con due modelli diversi di BIOS, diciamo così, dove facevo vedere come impostare il BIOS perché avvia una chiavetta USB. Quindi impostiamo il BIOS appunto perché avvia una chiavetta USB e dopodiché dobbiamo disattivare il Secure Boot. Ora, se avete comprato un computer senza sistema operativo o magari con FreeDOS, il Secure Boot è già disattivato, quindi voi infilate la chiavetta, accendete e lui si avvia già in chiavetta. Se invece volete fare un dual boot con Windows oppure proprio rimpiazzare Windows, il Secure Boot è attivato e dovete disattivarlo. Per fare questo però il BIOS richiede una password di superutente, di qualcosa del genere, che voi dovete mettere e poi volendo potete anche togliere. E una volta che avete soddisfatto tutti questi prerequisiti, possiamo iniziare con l'installazione. Allora, per prima cosa andiamo ad inserire la chiavetta USB nel computer. Dopo aver inserito la chiavetta, semplicemente andiamo ad accendere il computer. Ok, qui selezioniamo il keytable, che praticamente il layout della tastiera. Io vi consiglio subito di mettere italiano, almeno questo. Poi, per quanto riguarda la lingua, fate un po' come volete. Se volete mettere in italiano anche questa, se no vabbè. Andiamo su boot e appunto premiamo invio. Ottimo. Una volta avviato andiamo subito intanto a collegare ad internet il computer. Perfetto. Una volta che siamo collegati semplicemente andiamo ad aprire questa icona, a lanciarla. Ok, siamo qui, andiamo a impostare la lingua. In questo caso chiaramente metterò italiano. Andiamo a fare avanti. Qui va bene così, cioè Europa e Roma come fuso orario, avanti. La tastiera va bene così, qui potete anche provarla. Ok, avanti. E ora è arrivata la parte del partizionamento. Io vi sconsiglio di fare questa perché sennò vi fa le partizioni un po' come gli pare, ma vi consiglio di farle a mano. Quindi partiamo da un hard disk completamente vuoto, come vedete. Ora zoomiamo così vi faccio vedere bene i passaggi da fare. Allora, prima di tutto andiamo a fare nuova tabella delle partizioni e andiamo a fare tavola delle partizioni GPT, cioè GUI. Ok. Una volta fatto questo andiamo a cliccare su Crea e qui creiamo la prima partizione. Prima di tutto creiamo la partizione da 100 MB per il bootloader. Il file system mettiamo FAT32, punto di mount mettiamo bootEFI, questo qui, e diamo come flag boot ed esp. Ok, una volta fatto tutto questo clicchiamo su ok e abbiamo creato la nostra partizione da appunto 100 mega. Ora andiamo a creare la seconda partizione. Io vi consiglio di fare la partizione root e home divise. Potete anche metterle insieme, ma insomma io non ve lo consiglio. Comunque facciamo la partizione root, io la faccio da 30 giga.
1, 2, 3. I next 4 non la criptiamo e mettiamo il punto di mano sulla barra, che vuol dire appunto root. Ok, anzi facciamo 35, non è che cambia tanto, ma... E premiamo ok. Ora siamo qua che dobbiamo creare la partizione di home, chiaramente, e quella di swap. La partizione home io la faccio grande tutto il disco, ma chiaramente lascio fuori 4 giga perché la uso per la swap. In realtà la swap andrebbe fatta della grandezza della RAM, quindi io avendo 8 giga di RAM dovrei farla di 8 giga. Però ecco, la faccio di metà perché tanto la swap non la uso quasi mai. Ok, punto di mount lo mettiamo su home e clicchiamo su ok. Andiamo anche qui a fare crea e mettiamo il punto di mount su swap, Linux swap, no scherzavo, su file system, Linux swap. Non la criptiamo, non mettiamo nessun flag e clicchiamo su ok. Ed eccola qui. Così abbiamo la partizione di boot, la partizione di root, di home e swap. Clicchiamo su avanti. Ora il tuo nome, mettete quello che volete. Scegliamo una password. Qui potete decidere di accedere automaticamente senza chiedere la password all'avvio, ma io non lo faccio. E quindi usare la stessa password per l'utente amministratore, cioè vuol dire che la password di root sarà la stessa di questa. Io non ve lo consiglio, cioè vi consiglio di mettere due password diverse. Ok, clicchiamo avanti. Qui ci dirà tutto quello che deve fare nell'installazione. E niente, siamo a posto, clicchiamo su avanti. Installa adesso e avrà inizio l'installazione. Noi ci vediamo quando avrà finito. Installazione completata, andiamo a fare riavvia ora e fatto. Ora andremo a vedere se tutto si avvia come deve. Togliamo la chiavetta dell'installazione. Ed ecco qui che il nostro Manjaro si starà avviando. Ed eccoci qui, andiamo a fare l'accesso. E boom! Questo è il nostro sistema. Ora chiaramente dobbiamo aggiornarlo e fare tutto quello che c'è da fare, ma lo vedremo in un prossimo video. Alla prossima, ciao belli!